la partita tra Bartoccini Gioiellerie Perugia e Volley Soverato è finita con il 3-0 di Soverato, che si è imposta sicuramente con autorevolezza, soprattutto grazie a un'ottima partita. Come al solito, almeno qui da Perugia, noi abbiamo visto nel corso del campionato di una grandissima Alexia Gray. Diciamo che in tutti i set è stata una partita combattuta fino al 15 pari, quindi fino alla metà del set. Poi Soverato, grazie alle sue ottime schiacciatrici, sia Alexia Gray che Mahon, che al gioco al centro, che soprattutto dal terzo set è migliorato e ha cominciato veramente a far male a Perugia, ha portato a casa abbastanza agevolmente tutti i set. Perugia che ha trovato una grandissima partita sia da parte di Repice che da parte di Lotti, sicuramente un po' meno un'ottima partita da parte di Tomic rispetto a quello che aveva fatto vedere nella prima partita con Perugia Cuneo. Tuttavia, sicuramente Soverato ha fatto valere gli oneri del pronostico, era favorita per questa partita e ha portato a casa 3 punti importanti. Perugia può uscire, diciamo così, a testa alta da questo incontro, perché comunque ha fatto per metà del set una buona pallavolo in tutti i set, non è riuscita poi, data la buona caratura dei giocatori di Soverato, ad avere la meglio, e Soverato ha portato quindi a casa i 3 punti. E niente, tutto qua. Sicuramente, ecco, sottolineo ancora la grande partita di Alexia Gray, questo sicuramente sì. Ciao a tutti, sono Giada Cecchetto, nuovo libero di Soverato, ho 26 anni e arrivo da Milano. Sono contentissima di questo esordio a Perugia con una vittoria in 3-0 e non vedo l'ora di conoscere tutto l'ambiente a Soverato, quindi vi aspetto numerosi al palazzetto domenica contro Cuneo. Abbiamo bisogno di voi, vi aspettiamo. Ciao!